Ciao e benvenuti su MTB Test Center. Oggi vi parliamo delle scarpe Scott MTB AR Boa Clip. La sigla AR è molto significativa della destinazione d'uso di queste scarpe e vuol dire all-rounder, traducibile semplicemente come tuttofare, una scarpa da MTB e quindi molto versatile. Il catalogo Scott, se si parla di scarpe, ma anche di altri prodotti, è molto vasto. Ci sono modelli per bici da strada, triathlon, MTB, trekking, da uomo, donna, bambino, con prezzi da 64 a 499 euro. È probabile che fra queste ce ne sia un paio che si adatti alle vostre esigenze. La calzata della scarpa è piuttosto comoda fin dall'inizio. Appena si indossa, il piede trova il suo spazio e non ci sono punti di maggiore pressione o cuciture che possano infastidirlo. Le imbottiture sia sotto al piede con la intersuola in Eva che anche nella parte superiore, più o meno diciamo sul collo del piede, sono abbastanza morbide senza essere ingombranti. La chiusura con doppio boa IP1 permette di stringere la scarpa in modo estremamente uniforme su tutto il piede. I due rotori e i due cavetti metallici che vengono azionati si spartiscono l'avvolgimento del piede all'incirca nella zona del collo del piede per il rotore superiore, e avampiede e la punta verso le dita per il rotore più in basso. I click sono ben spaziati e facili da percepire sia a mani nude che anche con i guanti. E anche acusticamente ognuno di essi aggiunge o toglie una quantità di pressione che permette di far aderire la scarpa alla perfezione al piede. Fra l'altro è tutto facilmente azionabile anche in sella, in un attimo se dovessimo sentire la necessità di modificare la chiusura o stringendo o allentando il tutto. Questo è uno dei punti di forza della scarpa, che è un grande vantaggio rispetto ad altri sistemi di chiusura che costringono invece a fermarsi. La rigidità della suola e della scarpa in genere è adeguata per l'uso trail o che dir si voglia all-rounder o tuttofare, ed è un valido compromesso fra l'efficacia della spinta sui pedali e i tratti da affrontare a piedi. Si perde in un certo senso qualcosa in entrambi i casi, ma è appunto un compromesso quello di cui parliamo e il risultato ottenuto è molto buono. Il grip della suola è abbastanza buono in condizioni asciutte, ma risente molto del bagnato. La gomma è sì morbida, ma la scolpitura è ridotta e con il bagnato appunto fa fatica a fare presa. Un aspetto invece positivo è quello della robustezza e della protezione grazie al puntale e a imbottiture e spessori del materiale ben dimensionati, mai eccessivi e adeguati per il tipo di scarpa. La protezione dagli agenti atmosferici è di medio livello, del resto non è che sia una scarpa invernale, è abbastanza buona la traspirabilità con il piede che rimane asciutto quando fa caldo. In sostanza la scarpa Scott AR Boa Clip è soprattutto comoda da indossare e da regolare grazie ai rotori Boa IP1, protegge bene il piede ed è robusta e ben rifinita. Buono il grip della suola per i tratti a piedi, ma cala molto in condizioni di terreno bagnato. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividetelo sui social con i vostri amici e non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per sapere quando pubblicheremo il prossimo video. A presto con il prossimo test su MTB Test Central.